Il primo oggetto è l'uniforme. Il secondo sono i fagioli. Il terzo elemento è il forchettone. Sono Lino, il cuoco. Di giacche da cuoco ne ho cambiate tante, tanti modelli. Abbiamo cambiato i loghi. Un cuoco, quando entra in cucina, deve avere la sua giacca pulita, bella, e ti senti a tuo agio perché hai la tua divisa che ti ha accompagnato per tutta la vita, ti accompagna per tutta la vita. Col fagiolo in Toscana facciamo di tutto, dalla pasta e fagiolo alla ribollita, e si abbina a tante cose. E il fagiolo esalta anche l'altro prodotto che tu andrai a abbinare, così viceversa. Importante però è una cosa, usiamo un fagiolo ottimo, un pesce o una carne ottima, ma usiamo un eccellente olio, altrimenti rischieremmo di rovinare tutto. Il cuoco ha sempre tre cose in mano: il grembiule, il torcione e il forchettone, perché col forchettone ormai fa tutto, gira la carne, sente se le patate sono cotte, è il suo attrezzo, come potrebbe essere, che ne so, un trapano elettrico per il dentista, è il suo attrezzo di lavoro. Ti devi sentire importante, ti devi sentire importante perché te sei un trasformatore. Tu sei il più grande artigiano che ci può essere su questa terra, perché noi compriamo dei prodotti che arrivano dalla terra, arrivano dai campi, dall'orto, e li trasformiamo in un piatto. Questo è l'orgoglio, diciamo, da una patata sono riuscito a fare un fiore, da una patata sono riuscito a fare una cosa. Questo è l'orgoglio del cuoco che deve avere, il rispetto per il cliente, per la persona che è a tavola. Tu devi servire un piatto sicuro di quello che gli dai. Scegliete i prodotti tutti certificati. Abbiamo, la Toscana è piena di prodotti certificati, dalla carne ai fagioli, alla pesca, alla frutta, agli ortaggi. Questa è la garanzia per noi. Compriamo un prodotto che anche il produttore ce lo certifica, così noi siamo tranquilli quando andiamo poi a proporlo al nostro cliente. Da cuoco devi avere la passione per fare, perché se non hai la passione, non metti il cuore, il piatto non viene. Non potete andare a lavorare in cucina se siete nervosi, se siete stressati, dovete stare calmi, tranquilli e mettere la passione, il cuore in quel piatto. Assaggiamo, per il gusto di assaggiare, ma per il gusto di mangiare, perché io voglio essere sicuro quando mando in tavola un piatto, che in primis piaccia a me e poi così sarò sicuro che piacerà anche al cliente. Il cuoco deve bruciarsi, deve schizzarsi, deve tagliarsi. Mi sento cuoco perché ho sempre le mani in pasta.